Da due squadre arrivate appaiate al termine della regular season non ci si poteva attendere che equilibrio. E così è stato tra Busto Arsizio e Scandicci. Un equilibrio che poi è naturalmente scaturito in una guerra, in gara 1 dei quarti di finale scudetto, in campo e che ha portato Scandicci a conquistare la vittoria soltanto al tie-break. Primo tassello messo dunque da parte dalla truppa di Barbolini che per raggiungere le semifinali scudetto si porta avanti ribaltando una gara che ha visto andare per due volte in vantaggio alle padrone di casa. Duplice rammarico dunque per le ragazze di Musso che in alcuni frangenti della gara hanno dato l'impressione di lasciarsi scivolare tra le dita una partita che potevano portare a casa. Spuntarla nella maratona del terzo set sembrava la tessera del domino che avrebbe definitivamente fatto andare l'inerzia dalla parte delle Lombarde. Invece le toscane hanno saputo reagire e anche star dentro mentalmente alla partita durante il set decisivo. Score di Champions o no, le farfalle sembravano averla persa sul piano mentale, dato che gli score testimoniano il solito grande apporto sia di Mingardi che di Gray, di fianco al lavorone di Stevanovic e Olivotto, oggi performante a muro. Fu un'estata la ricezione di Scandicci, una volta che sono state prese le misure le bustocche non hanno saputo reagire. Invece le rotazioni in banda di Barbolini tengono sveglia Malinov e portano Stesiak sugli scudi, con le scandicesi capaci di rientrare a spallate nel match. Trasferta da dentro fuori allora per la Unity Work mercoledì, sperando di non finire anzitempo la stagione. Per la Savino del Bene l'occasione di sbilanciare definitivamente il pallottoliere, per presentarsi poi, verosimilmente, di fronte alle favorite. La partita molto difficile anche perché squadra con Busto davvero forte, tutte ragazze forte. Noi siamo molto contenti perché abbiamo vinto, va bene, ma gratulazione con mia tutta squadra per davvero buon lavoro oggi.